Siamo qui con Mr. Kaffer, tecnico del Sommariva. Oggi sconfitta in casa, l'avete subito aperta con un episodio, con un guizzo di Cordero che ha provocato il rigore e poi però l'avete persa sul finale, forse anche in 10 uomini non era facile tenere il risultato. Campo pesante. Sì, il campo sicuramente pesante, si poteva però tranquillamente giocare e col passare dei minuti si è appesantito ancora di più, però non abbiamo sicuramente perso per colpa del campo, non siamo riusciti a guadagnare i 3 punti perché ce la siamo un po' andata a cercare. Abbiamo avuto la possibilità di chiuderla, non l'abbiamo chiusa e purtroppo quando giochi queste partite con questi campi un po' difficili, se non le chiudi ti porti il nemico troppo vicino e rischi di prenderle. E non ho assolutamente nulla da recriminare ai ragazzi, non ho assolutamente nulla da recriminare a Calco Pietro che ha fatto un'espulsione di gioco, quindi una doppia ammonizione di gioco, quindi non abbiamo sicuramente perso anche lì perché eravamo in 10, sicuramente quello non ci ha aiutato, però abbiamo sfumato un'occasione d'oro. Oggi avevamo 2 obiettivi, quello di vincere per cercare di allungarci un pochettino, di allontanarci dalla zona calda, e poi l'altro obiettivo era quello di vincere per il mister perché ha avuto un piccolo problemino, oggi non era con noi, anche se alla fine si è fatto sentire come ha potuto. E non ce l'abbiamo fatta, testa concentrati adesso per le partite che rimangono, già la domenica contro il CBS che sicuramente andremo alla Dolores, sarà una partita difficilissima ma cercheremo di affrontarla con tutta la voglia e con tutta la forza che ci serve per poterci salvare con settimane d'anticipo e stare tranquilli e cominciare a programmare l'anno successivo.